Giovani amici di It's Logo Time, ben ritrovati. Appuntamento domenicale con un nuovo episodio tratto dalle live di Interno 13. Questa volta parliamo del logo della Lego. Come al solito, fatemi sapere che cosa ne pensate, qual è il logo della Lego che vi piace di più. E niente, noi ci rivediamo come al solito giovedì con un prossimo nuovissimo video. Ciao! Facendo i capricci. Ah, perfetto. Magnifico. Proprio la serata giusta. Sì, non so, ricominciamo, ci dicono. Dai, vado un po' a tagliare, perché sennò qua non riusciamo più. Stasera si parla della Lego, come vedete c'è qui il logo Lego, il primo, e Piero Collo stava raccontando un po' gli inizi dell'azienda in Danimarca, vedo di ripetere Billund, grazie al signor Ole Kirke Christiansen, che in realtà era un falegname. Che quindi si dedicava a mobili, aveva un'azienda di mobili, cioè la falegnameria, faceva quello, poi andò tutto bruciato in un incendio e come una fenice lui non si diede per vinto, ma riaprì costruendo stavolta non soltanto mobili ma anche dei giocattoli, e da lì partì praticamente l'azienda che tutti oggi conosciamo. E poi lo stavi dicendo, ripeti la questione del nome, che era una cosa carina. Il nome deriva da... Il nome deriva da due parole danesi, che sono leg e godt, che appunto, traslate in italiano, vogliono dire gioca bene. E comunque il significato, la parola, è una parola messa lì a caso. No, appunto, poi vabbè, dopo che inizia a creare i giocattoli, poi fonda... appunto effettivamente la parte con i mattoncini, quindi la sua idea di creare dei giochi unici per tutti, e si trasforma appunto nei mattoncini che tutti noi conosciamo. E se non ricordo male, tra l'altro, lui dà un nome particolare a questi mattoncini, lui all'inizio gli dà un nome... Lego Murstein si chiamavano all'inizio, che vogliono dire appunto aspetta, perché adesso mi... Lego, che vogliono dire Lego Bricks, quindi mattoncini di Lego. All'inizio quindi non erano Lego e basta, lo sono erano i mattoncini della Lego, esatto, perché Lego. Oltre i mattoncini vendevano anche altro. Certo, poi ovviamente passando al peso al 100% chiaramente a produrre mattoncini, e sì. Ma inutile dire mattoncini Lego, sì, esatto. Esatto. E comunque analizziamo un po' la storia dei giochi, così almeno si capisce anche un po' meglio la storia che c'è dietro all'azienda danese. Quello che vedete è il primo logo effettivo. Perché appunto, come dicevamo prima, lui aveva uno studio, un negozio di falegnameria, quindi non aveva un logo, un marchio da vendere. Cioè il marchio era lui, basta. Certo. Con appunto la creazione della sua azienda nasce l'esigenza anche di avere un logo riconoscibile da mettere sui suoi prodotti di legno. E appunto, come vediamo, questo è il primo... chiaramente i primi due erano loghi che venivano applicati sul legno. Sul legno con sublimazione, oppure venivano marchiati con l'inchiostro. Comunque l'inizio di tutto. Quindi, come vedremo, sono abbastanza semplici. Semplicissimo questo, sì. Intanto sì. Grazie a Dani per la sub, grazie mille, caro. Grazie, Dani. Bentornato. Come vediamo, il primo... molto semplice, la scritta Lego con questo font abbastanza, cioè, che va a richiamare un po' l'effetto nordico, secondo me, quindi mi dà quella sensazione un po' di antico, un po' di nordico,
un po' danese sta scritta. Esatto, semplice, però che effettivamente ai tempi, contiamo che siamo nel 1934, cioè non siamo però adesso, dove un logo del genere probabilmente non andrebbe non andrebbe tanto bene, ma ai tempi questo andava più che bene, anzi. Sì, 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 come abbiamo visto nelle altre puntate, un po' è sempre così, si parte sempre da loghi quasi delle scritte semplicissime per poi evolversi dopo, sì, sì, anche sì, grazie alle correnti artistiche, bla bla bla. Assolutamente. E questo è il primo. Esatto, questo è il primo. Poi passiamo a quello del 1936, quindi pochi anni dopo che lui ha iniziato a, dopo che lui ha iniziato a, a creare la, la sua linea di giocattoli, appare il secondo logo che, aspettiamo la regia che è un attimo in ritardo. Sì. Eccolo. Come vedi, anche questo, sì, allora, oltre alla scritta Lego, viene aggiunto Fabriken Billund, quindi la città, vabbè, la fabbrica Billund è la città dove, dove venivano effettivamente prodotti. Creati. Ma questo prodotti. Sembra quasi un, sai, tipo un timbro. E infatti era un timbro che, come quello precedente, veniva, mentre quello precedente lo usavano anche sulle sulle carte, quindi sulle lettere che mandavano, questo lo usavano principalmente sui giocattoli, quindi lo mettevano sotto i giocattoli e basta. Quello era il suo unico utilizzo. Okay. Direi magari anche un passo indietro rispetto a quello precedente, però sì, perché è un pochettino più anonimo. Sì, sì, graficamente, certo. Esatto, nulla, però beh, diciamo che, ripetiamo, siamo sempre negli anni 40, quindi in quel momento come tante, soprattutto per il fatto che Lego era appena nata, quindi non la conosceva nessuno, è un logo che può andare benissimo, anzi. Chiaro. E l'unica cosa è che poi chiaramente si va avanti nella, nell'evoluzione, no? Come l'uomo, anche i loghi vanno avanti nell'evoluzione, no? Ok, perdiamo i peli, perdiamo i peli, ma non i vizi. Arriviamo. Dani, scusami, Dani, doppio grazie, perché è il secondo mese. Grazie. Minchia, Dani. È il minimo, cioè, voglio dire. Grazie, Dani. Niente, niente da dire, non ti posso dire niente. No. E quindi, vabbè, questo logo qua rimane per 10 anni, c'è di mezzo anche una guerra, quindi giusto, senso, okay, probabilmente anche per questo fattore il logo non è stato cambiato. C'è poco da evolversi durante una guerra, sì. Esatto, soprattutto per un'azienda che fabbrica giocattoli. Eh sì. Danimarca, invasa Danimarca, vabbè, questa poi è questioni storiche, vabbè, okay. Faremo un'intervista con Alessandro Barbero un giorno, forse. Bella! Andiamo avanti, arriviamo nel 1946, appunto dopo la guerra, dove si vede una prima evoluzione, che devo dire, molto molto bella. A me piace un sacco questo logo qua di Lego, devo essere onesto. Sì. Oltre il fatto che, scusa, muso di cane, oltre il fatto che va a ricordare una scatola, quindi il fatto che questo sotto la, vedi che sotto la scritta Lego c'è una specie di come se ci fosse una specie di cassetto che esca e tenga, sì, e tenga sopra la scritta Lego, no? Rimangono la città e il paese di origine della una cosa anche molto interessante è che vengono introdotti 3 colori classici di Lego. Quindi il giallo, il rosso e il nero. Il nero, già. Questo è il primo logo colorato di Lego e ed è la prima volta che effettivamente si vedono questi colori qua utilizzati dall'azienda. Ripeto, devo dire che questo secondo me è uno di quelli più belli di Lego. Vuoi per questo richiamo vintage che c'è degli anni 50, però devo dire che
è fatto molto bene. A me sembra quasi un espositore, cioè, sì, anche un espositore, c'è il fondo che tiene sulla scritta Lego che è messa in rilievo con questo gioco di colori sovrapposti, quindi c'è il rosso che è c'è il giallo che è sovrapposto al rosso e col fondo nero. Il tetto dell'azienda, come se fosse il tetto. Sì, esatto. Ricorda un po' di... Esatto, ricordo un po' di cose e devo dire che niente da dire. Cioè, bravi, comunque negli anni 50 vedere un logo del genere, complimenti a loro. Allora, poi via, vanno avanti. Ci si sposta di quanti anni qua? Ci si sposta, ma anche qua non di tanti anni, perché se non ricordo male arriviamo al 52, nel 52 dovremmo essere, 52-53. Adesso ne abbiamo tre. Facciamo un piccolo giochino. Sì. Allora, gli anni in cui vengono utilizzati questi loghi sono dal 52 al 54 più o meno. Ok. Vediamo se la chat capisce, sì, o magari riesce a capire quale prima e quale dopo. Esatto, quali sono stati in sequenza. Io li ho messi a caso, non sono messi in ordine. E okay, vediamo se riescono a capire quali. Quindi come si è evoluto. Stavo per morire con la telecamera. Comunque, parlando semplicemente del design del logo, vediamo molto, molto classico, font bella corposa per dare importanza al marchio. Vediamo se ci rispondono. Intanto ringrazio. Oh mio Dio. Oddio. Un nome che non posso rileggere, ma grazie. Non lo so, io non sto guardando la chat. Un balle, un seu, grazie per il follow, insomma una roba del genere. E grazie Hyundai, dice Danny. Grazie Hyundai. E poesia da Depe dice giallo, rosso, poi nero. Giallo, rosso, poi nero. Invece Dario ci dice prima il nero, poi quello che sembra un fast food e poi quello con i colori della Roma. Ok. E Caffè Latte dice il nero sembra più moderno, però il rosso è rimasto. Quello è vero. Adesso spieghiamo un po' e poi vi dirò qual è. Io posso dire, ci provo pure io. Beh, certo, certo. Guarda, sai che io invece dico prima nero, poi quello fast food, l'ultimo quello giallo e rosso. Ok, ok. Però magari dico una cavolata. Sentiamo, invece dici com'è? Sono 1, 2, 3. Ah, meno male che sei a caso. Dovevo trarvi in inganno. L'inganno della cadrella. Quindi sono proprio in ordine così. Prima il fast food, poi la Roma, e poi quello però, nero. Diciamo che l'ultimo viene usato per meno di un anno. Quindi in realtà si è usato, ma è un'evoluzione che ha avuto... Poca vita, anche perché quelli successivi si staccano completamente. Prima di cambiare diapositiva, vi faccio notare che nel secondo ci sono i colori societari, di Lego, che posso chiamare ormai. In questi tre ci sono i colori di Lego, quindi abbiamo il rosso, abbiamo il bianco, abbiamo il giallo, abbiamo il nero. Colori che poi ritroveremo più avanti. Sì. Quindi devo dire che in questi anni non avevano molto le idee chiare. Esatto, in questi anni non, però nel senso ci può sempre stare, perché negli anni 50 Lego iniziava un attimino da scalata, no? Quindi si devono un attimo assettare, capire quale logo va messo su questo, quale logo va messo su quello, avevano tanti prodotti, quindi ci sta. Ecco, andiamo avanti. Grazie regia, andiamo avanti. Ok, come vedi, rispetto a quelli precedenti, cioè, nel senso, l'ultimo non c'entra proprio niente, mentre i due precedenti non dico che c'entrino per forza, però comunque qualcosina, hanno comunque il richiamo del rosso, del bianco, del nero. Qualcosa.
Mentre sì, l'ultimo... come se stessero cercando un po' di più, come dicevamo l'altra volta, per la Hasbro, sì. Quando a un certo punto cominciano a volersi rivolgere più al bambino, no? Sì, esatto. Quindi esatto. Cercare un logo più simpatico, mi viene da dire. Sì, sì, sì. Ma infatti la cosa interessante di questo è che, allora, innanzitutto... è una fusione di quei dei tre che abbiamo visto prima, perché abbiamo sia le lettere grosse, ma le abbiamo anche inclinate, quindi comunque anche quello nero da solo un minimo di influenza l'ha avuto. Poca, però ce l'ha avuta. Un'altra cosa veramente figa di questo di questi loghi è che è chiamato il logo osso di cane. È chiamato l'osso di cane. Ok. Perché se vedi dietro la scritta Lego ci sono questi due pallini con una linea che va. Sì, che sembrano un osso. Sì. Che sembrano un osso. È chiamato simpaticamente osso di cane, cioè il significato ovviamente non c'entra niente. La presenza di questo elemento nel logo? La presenza, io quello che ho trovato è che in realtà Lego volesse dare la sensazione come se fosse un bottone, ok? Quindi o un pulsante da schiacciare, in realtà forse un bottone sì, un bottone delle camicie, delle giacche, sì, però c'entrerebbe proprio poco niente. Il pulsante da schiacciare per giocare, sì. Però ma che c'entra con la Lego, tra l'altro? Esatto, non c'entrerebbe niente, ma difatti anche qua questi loghi durano poco. Sì, sono il primo del 54, il secondo del 55 e pure il terzo del 55. Quindi subito. Sono tutti, cioè, infatti se vedi è un'evoluzione l'uno dell'altro, qualche modifica, ma... Sì, ti dico che a gusto preferisco tra l'altro il secondo. Sì, sì, perché forse va a richiamare un po' di più quello che è attualmente il logo Lego. Sì, sì, sì. Ed effettivamente, se notiamo, le lettere non sono molto diverse da quelle da quelle attuali. Sì, beh, adesso quando guardiamo l'ultimo lo inquadro un po' di più, perché poi vedere quelli prima... Certo. Ripetiamo che comunque va sempre anche in base all'anno in cui vengono fatti, in cui vengono scelti. Vediamo. Qui arriviamo. System, che bello, Lego System. Qui arriviamo nel 1960. Quindi, quando praticamente i mattoncini vengono effettivamente distribuiti al pubblico e iniziano ad avere un certo successo, anche perché Lego cambia materiali di consumo, di creazione, e quindi viene inventato appunto il Lego System, che sono i mattoncini nostri che conosciamo tutti noi. E una cosa chiaramente che secondo me va subito a richiamare l'occhio è il rettangolo rosso, che ovviamente è un richiamo appunto ai mattoncini. A parte quello, abbiamo la scritta gialla su sfondo rosso, la scritta bianca con le cornici con i bordi neri, super quindi chiaro d'impatto, risalto subito. Semplicissimo, però fa la sua porca figura. Diciamo che comunque ha una bella storia dietro. Guardiamo, se dopo che abbiamo visto i loghi passati, comunque ritroviamo in questo vari elementi. Esatto, vari elementi che poi hanno portato. Sì. Esatto, che poi hanno portato alla creazione di questo e alle sue evoluzioni poi future nel senso passate, cioè future nostre, ma passate. Certo. E già sappiamo che, ad esempio, la scritta System sparirà, esattamente come è scomparso Danimarca, è scomparsa Billund, è scomparso Fabriken, tutte cose che, come le altre volte, già abbiamo visto.
sì, piano, poi che cose più. Che diventano esatto, che diventano superflue, come è stato per tante grandi aziende. Quindi andiamo avanti, regia prossimo, sempre allora. Più simile, oh, guarda te. Esatto, sempre più simile. Qua siamo nel 64, sempre okay, 1900. Qua la scritta System fa schifo. Sì, qua la scritta System c'entra, secondo me a questo punto c'entra poco e niente, ma la cosa che a me dà più fastidio è avere due quadrati così uno di fianco all'altro con quello di destra che sì, mi fa vedere i colori, ma effettivamente perché? A me cosa serve? Cioè, nel senso, per cosa mi vuoi rappresentare? Ma non lo so, ma erano i colori dei mattoncini che facevano a quei tempi? Sì, può essere tutto. In realtà, appunto, quello che ho trovato io è che volevano dare una sensazione di giocosità, di libertà, di qualsiasi cosa, chiaramente riferito ai bambini, principalmente, che comunque quei colori accesi si attivano, no? Però a livello grafico, a livello visivo, è una cosa che... Inutile. Sì, una cosa assolutamente inutile. Però a parte questo, a parte i colori sulla destra, il resto rimane uguale. Quindi Lego System rimane dello stesso font, rimangono gli stessi colori. Quindi qua poco da dire. Però aspetta che do un'occhiata in chat, scusami, mi faceva ridere sta roba. Logo allegro perché ti devi rivolgere al bambino, scritto tra virgolette, io che ho nella lista dei desideri la morte nera e il Central Park di Friends. Millennium Falcon non ce lo puoi mettere. Central Park o Central Perk? Scusate, Central io non guardo Perk. Perk, perché io scusate, Perk. Non guardo Friends, quindi che schifo. Fosse un errore, che schifo. Cioè. No, te lo becchi. Ma sai per quante cose non guardi tu che fai schifo che non stiamo qui a elencare. Schifo. Che dice la regia che passa al logo successivo sembra come quando ai Grammy qualcuno fa il discorso e parte la musica in sottofondo per fargli capire di tagliar corto. Vai follo, andiamo a quello dopo. Allora arriviamo al 1972, quindi un logo che comunque è quello bruttissimo di prima, dura fin troppo. Però qua siamo a quello più o meno definitivo. Non è ancora quello definitivo. Non è ancora quello definitivo, ma in realtà più o meno sì, vedremo poi quello dopo, ma cambia poco e niente. Questo per me è perfetto. Sì, semplice, non ci sono dettagli di mezzo. Tutti i colori usati nei loghi precedenti diventano parte integrante di quello nuovo, quindi abbiamo l'ombreggiatura, la traccia gialla, poi abbiamo la traccia nera, poi abbiamo la scritta tutta bianca e infine abbiamo il nostro bel quadratone rosso che va, come abbiamo già detto prima, va a richiamare la forma dei mattoncini Lego. In questo caso all'inizio era un richiamo al rettangolo e invece poi è diventato un quadrato, anche perché graficamente si presta di più alla logicità. Sì, ma anche a essere poi stampato sulle varie confezioni, applicato sui siti, nel 72 no, però poi è stata effettivamente anche una mossa... L'han tenuto probabilmente anche per questi motivi. Esatto, han tenuto fede e devo dire che hanno fatto benissimo. Quindi poi dal 72 arriviamo al 98, che è l'ultima modifica ed è anche l'ultimo logo di Lego, che è questo. Colori un pochettino più accesi, niente da dire. Lettere un po' più grandi, però non c'è molto da dire in questo caso. È praticamente, io ce li ho qua uno di fianco all'altro, quindi riesco magari un pochettino meglio a vedere le differenze. In realtà sono veramente minime, per esempio la O è diventata più schiacciata, più compatta, e anche la L invece è diventata un pochettino più piccolina per quanto riguarda le hanno un po' sformate, ma comunque mantenendo una linea abbastanza pulita, niente che sia troppo fastidioso alla vista, cioè se tu allunghi troppo
98. 98, 98. Quindi è dal 98 che stanno tenendo questo qua? Sì, beh, direi che non hanno neanche motivo di... No, ovviamente no. Direi che in questo caso non c'è molto da dire, come... cioè, meglio... Quello che avevo da dire, l'ho detto nel logo precedente, sono praticamente simili, cioè sono uguali, quindi le cose, è solo una evoluzione con piccole modifiche rispetto a quello che, sicuramente era. Viene fuori di più, cioè sì, è più netto, chiaramente, sì, certo. Più netto, è più visibile, poi ripetiamo che nel 98 comunque lo applicano adesso ovunque. Cioè, sì, sì, sì. Sì, poi vabbè, Lego è anche un logo che può stare stand alone, quindi anche se io dovessi togliere il quadrato vedi che è Lego, è difficile sì. Però tendenzialmente, ma dentro i mattoncini, questa è una curiosità, adesso io qui non ho Lego, ma dentro i mattoncini c'è stampato questo logo qui o c'è solo la scritta? Se non ricordo male c'è solo la scritta. Solo la scritta, vero? Sì, però effettivamente c'è stampato qualcosa anche. Sì, effettivamente non uso Lego da un po', quindi è anche difficile ricordare a memoria se effettivamente sia così o meno. È molto probabile, di solito è molto probabile che sia stampato. Sì, dovrebbero essere tutti stampati. Se non ricordo male sui cerchi, su quello che poi i cilindri che vanno ad incastrarsi. Esatto, stampato su ognuno, solo la parola Lego. Okay. Solo la esatto. Okay. Ricordavamo bene. Mm-hmm. E niente, quindi la storia è questa. Se volete leggervi di più, chiaramente trovate un sacco di articoli, soprattutto in inglese, perché in italiano ho visto che manca sempre qualcosina, però in inglese vedo che invece sono molto sul pezzo e ti raccontano tutto molto bene, molto dettagliatamente. Una piccola cosa che ci tenevo a dire, scusami, è che l'altra volta abbiamo trattato la Hasbro, grandissima azienda di giocattoli che fattura i soldoni in maniera internazionale, chiaramente. La Lego idem, ma ci tengo a dire, in quanto io sono un fan della Lego, che sì, la Hasbro però... quante linee fa, quante cose fa differenti. Raga, la Lego fa solo Lego. Ed è una cosa pazzesca. Se ci pensi. Beh, loro hanno capito tutto. Cioè, nel senso, hanno trovato la svolta di mercato che l'idea geniale che ha vinto tutto, tanto di cappello. Gli ha permesso di creare soltanto un tipo di prodotto, chiaro, poi riutilizzabile in tantissime sfumature, però alla fine il prodotto è quello. Esatto. Non è che va a cambiare, non è che viene inventato qualcos'altro. No. Comunque, leggo le ultime cose e poi ci facciamo dare il cambio. Sì, che c'è il giochino. Certo, poi mi lego a una sedia, vi costringo a guardare tutte le stagioni di Friends, ce l'aveva con me. Grazie per il follow, Rusty Don Dog, ci riperdiamo, ma poi mi rileggo. Grazie mille, Rusty. Anche per Elio c'è solo l'Inter, quando trovi quello che funziona, perché cambiare? Gli appassionati di Lego ora giocano a Minecraft. Non so cosa dirgli a questi. Non lo so, forse i figli degli appassionati di Lego giocano a Minecraft. Comunque, regia, possiamo pure togliere... Sì, regia, fai passare il giochino. E questo, allora, questo cos'è? Aspetta. Allora, questi sono due loghi che Lego ha usato in un breve periodo, una breve transizione. Allora, uno è specifico per i prodotti di legno, mentre l'altro è stato utilizzato... quando poi è iniziato a essere utilizzata la plastica come materiale per giocattoli. Quindi la domanda è: qual è quello per il legno e qual è quello per la plastica? Chat, ci dica, chat. Io non ne ho la più pallida. Tra l'altro quello di sinistra sembra quello di una macchina. Sì. Vero? Sì.
Allora, ci dicono destra legno? Sinistra plastica, destra legno, per il colore. Sì. Giusto? Bravo, bravo, bravo. Sì, sì. Caffè latte ci prende sempre. Grande caffè latte. Oh, niente da dire. Basta, io me ne vado. E questi te li ritenuti utili così? Non mi hai detto niente, ma scusami. Sì, i segreti sì. Le cose più fighe. Va bene, regia, grazie. Via questi ultimi due loghi. È arrivato il momento di dare il cambio, mio caro. Ah, Follo, con te ci vediamo venerdì, giusto, per il Fanta. Per i Fantagonisti, venerdì alle 21.30. Io esatto. So che ti fa piacere. Esatto, esatto. Aspetta, ricordatevi che allora, domani esce... Muoviti. Allora, no, bisogna fare le cose con calma. Domani esce il nuovo video su It's Logo Time del logo della Fiorentina, bellissimo, faccio il grullo, faccio un po' di cose, molto bene. Alle 15 su YouTube It's Logo Time, bla bla bla. In più, ricordatevi che se scrivete cos'è, punto esclamativo logo, giusto? Sì, punto esclamativo logo, mi trovate subito. Guarda, lo faccio io, guarda. Io non vedo. Tac, super bello, super bravo, rapido. Bravo, va bene, bravo. Abbiamo Dave in linea? C'è il nostro caro conduttore? Ce l'abbiamo. Vabbè, sono tutti qua. Guarda, sono tutti qua che aspettano. Madonna, erano tutti in trepidazione. Erano tutti qua. Sì. Ciao carissimo. Oh, guarda, subito entri, che già subito non si sentono le prime parole. Perfetto. Il gioco verrà esattamente come le altre volte. Quindi, è colpa tua che mi hai fatto togliere la mia. È colpa mia. Frecciatine. Non ho più la priorità. Ma scusami, questione di priorità. Allora noi ci togliamo, così la priorità è tutta vostra. Sì. Noi ce ne andiamo, Andre, grazie mille. Settimana prossima, ovviamente, Logo Time. Niente, alla prossima. Ciao. Ciao guys, buona diretta. Grazie. Ciao Fallo, sei bellissimo. Ciao. Grazie Billo, anche tu.